Salve a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio di Mass Effect Episodio X. Prima di cominciare voglio fare le mie congratulazioni a Sofia Ghilardi per il suo recente laureamento. Questa che è un'iscritta al mio canale che mi segue, di recente si è laureata, quindi congratulazioni, ti sei appena guadagnata la corona di spine e adesso ti tocca la lunga camminata per il paese portandoti dietro sulle spalle i tuoi peccati fino a raggiungere il patibolo, quindi congratulazioni. Detto questo, cominciamo con l'episodio di oggi. Dunque, avevamo settato, per così dire, gli obiettivi alla fine dello scorso episodio e quindi in questo episodio di oggi andremo a parlare con Anderson sulla cittadella e poi andremo a reclutare Tali. L'episodio successivo poi andremo avanti con la DLC dell'Amered portandoci dietro lei e vedendo che cosa da dire. Bene, iniziamo. Parliamo un attimo con Morgan, perché, come ho detto, una delle cose più importanti da fare è parlare anche con l'equipaggio dopo ogni missione, sentendo anche loro che cosa hanno da dire. Quindi, blablaggiamo un po' con l'equipaggio. Shepard, come posso aiutare? Allora. Hai un minuto per me? Dopo. Aggiornamento odontoiatrico in corso. Capsule di cianuro in molari di ogni membro di Cerberus. Primitivo. Scariche nervose oculari più difficili da disarmare. C'è altro? Ti lascio lavorare. Sono qui in caso di bisogno. Ok, non c'è stata una conversazione particolare con Mordin, però intanto abbiamo saputo che gli agenti di Cerberus hanno una capsula di veleno, di cianuro, nel dente. Verso la fine dello scorso episodio abbiamo tra l'altro carpito che abbiamo bisogno della lealtà del nostro equipaggio e il nostro equipaggio deve cominciare a chiudere varie questioni lasciate in sospeso. Infatti, parlando adesso con Jacob, lui ci dirà del suo padre, insomma ci darà la quest della Loyal che poi vedremo in un episodio futuro. Comandante, mi dispiace, sono un po' distratto. Questioni personali non influiranno sui miei doveri. Decido io cos'è personale. No, vabbè, qualcosa da dire. Ho sempre tempo per il mio equipaggio. Che succede? Come dicevo, è una questione personale. Non voglio sprecare il nostro tempo in una stupida ricerca, ma... L'altra notte un fantasma mi ha fatto visita. Un familiare. Ti ascolto. Il mio diario personale ha ricevuto notizie sulla Hugo Gernsback, la nave su cui serviva mio padre. La settimana scorsa ha inviato una richiesta di soccorso. Shepard, quella nave è scomparsa 10 anni fa. All'epoca non parlavo con mio padre da 3 anni. Ho sepolto tutto, a parte il suo corpo. Potrebbe trattarsi di un segnale di soccorso automatico. È passato troppo tempo. Vuoi che andiamo a dare un'occhiata al relitto per sicurezza? Se le coordinate non ci portano troppo fuori rotta, mi piacerebbe controllare il relitto. Chissà, potremmo davvero trovare qualcuno. Voglio far presente che di solito non passo il tempo a rintracciare segnali di soccorso. Questo è arrivato al mio diario personale attraverso i filtri di Cerberus. Credo che ne avremo il tempo. Invia le coordinate a Joker. Grazie, comandante. Probabilmente troveremo solo un po' di ossa polverose, ma almeno così non ci penserò più. Onestamente, il passato di Jacob è uno dei passati che non me ne è mai importato più di tanto. Ah, giusto. Tra il passaggio dello scorso episodio e questo sono andato un po' di pianeti, ho sbloccato un po' di armi nuove. Non sono ancora riuscito a sbloccare il lancia testate nucleari. Vuole vederla, comandante. Ecco, vai, ora è il turno di Miranda. Quell'arma non sono ancora riuscito a sbloccarla, la sbloccherò più avanti. Però nel frattempo ho preso il fucile Krogan che non vedo l'ora di utilizzare. Shepard, mi trovo nella spiacevole condizione di doverti chiedere aiuto. Non mi piace parlare della mia vita privata, ma questo è importante. Miranda, fai parte del mio equipaggio. Dimmi cosa ti turba. Mio padre era ricco sfondato. Voleva una figlia perfetta, quindi spese una fortuna per modificarmi geneticamente. Quando capii che era più interessato a controllare una dinastia piuttosto che a crescere una figlia, decisi di andarmene. Ma poi riuscii a trovarti. Ora mio padre non mi insegue più e non è così stupido da immischiarsi negli affari di Cerberus. Però questo non riguarda me. Anche il passato di Miranda è una cosa che non me ne frega niente, onestamente. Anche se Cerberus la tiene al sicuro. Per ora.
Ha una vita normale su Ilium, al sicuro e lontana da mio padre. Perché mi stai parlando della tua famiglia? E Shepard si allontana, no? Perché mi stai parlando? Credo che l'abbiano trovata su Ilium. Ho cercato di tenerla nascosta senza rovinarle la vita. Ilium, giusto, è lì che dobbiamo andare per prendere Liara. Cioè, per parlare con Liara. Devo trasferire al più presto la famiglia di mia sorella. Sì, sì, va bene, concludiamo. Mio padre non si arrende mai. Vorrei andare su Ilium non appena Cerberus trasferirà mia sorella, per assicurarmi che i suoi agenti non la tocchino. Il mio contatto è una certa Lantea. Ci aspetterà nell'atrio vicino all'hangar d'attracco di Nos Astra. Comunque, questa parte potevo saltarla, ma meglio così. Cioè, meglio che ci abbia parlato con Miranda. In questo modo ho sbloccato la quest che mi porta su Ilium. E da lì si collega con quello che devo fare, tra cui parlare con Liara. E poi, da lì, quando avrò l'equipaggio al completo e sarò più forte e avrò settato anche più punti esperienza, tornare su Ilium e andare sulla base dell'ombra, che anche quella è una DLC veramente potente. Direi basta col bla bla, se no qua ci stiamo troppo a girellare per la nave, a parlare con l'equipaggio. Nessun messaggio per lei, comandante. Grazie, cassetta vocale automatica. Attracca. Tra l'altro mi state chiedendo per il codex, in diversi mi starete chiedendo la cittadella e la faremo, però siccome già in diversi episodi che ci state chiedendo anche le armi, piuttosto che esaminare tutte le armi che ci sono nel gioco, per il prossimo video faremo le armi umane. Poi se vi interessa armi umane, poi faremo anche un breve accenno sulle navi umane e il loro funzionamento, perché non tutte le armi presenti in Mass Effect funzionano con le clip termiche. Per esempio il cecchino Batarian spara agli arpioni, ok? Quindi poi se vi interessa il codex sulle armi umane e volete un approfondimento anche sulle armi Turian, Batarian eccetera, o sulle armi Quarian, quello poi vedremo più avanti man mano che le faremo. Poi comunque sia, una volta che abbiamo parlato delle armi umane, arriveremo a parlare della cittadella, tranquilli. Ok, il nostro obiettivo in questo momento è andare a parlare con Anderson, perché lui ha sentito strane voci sul nostro conto, su quello di Shepard, che è stato riportato in vita e non è morto, l'avevano dato disperso, e ha sentito dire che noi lavoriamo con Cerberus, cosa che preoccupa alquanto, insomma, l'alleanza e tutto quanto. Tra l'altro, alla fine del primo Mass Effect io ho sacrificato il consiglio per permettere alla Normandy di distruggere la Sovereign. Quindi abbiamo un nuovo consiglio. Ci vado direttamente con un Krogan, che i Krogan non sono visti bene sulla cittadella, poi ne parleremo anche di questo. E Grant, Garrus... Ma sì, andiamoci con Garrus, tanto. E se non mi sbaglio, dovrei ritornare ad essere uno spettro. Allora, 4 punti. Ribelle Turian, sovraccarico. Ribelle Turian, esperienza di battaglia. Salute 15, danni poteri, colpo stordente. Non prevedo battaglie qui sulla cittadella, però. Colpo stordente è sempre utile. Berserker Krog, colpo stordente. Sì, vai, acquista grado. Io al momento non posso settare nient'altro se non le munizioni criogene, che sinceramente sono quelle che utilizzo di meno. Allora, Shepard, scegli Eviscerator. Ah, non l'ho ancora... Come non detto, non l'ho ancora preso il fucile da pompa Krogan. E allora devo costruirlo
nel patacchio lì di Mordin, perché il materiale ce li ho. E ho sbloccato la ricerca, però non l'ho ancora costruito, allora. Ok. Piccolo problemino. Non si è attivata la DLC di Kasumi. Vedrò poi, quando finisco questo episodio, vedrò di riattivarla, perché qui c'è un patacchio e Kasumi che ci parla da là sopra. Vabbè, si rivedrà poi più avanti. Qua abbiamo la nostra vecchia conoscenza, gli Anar. Parleremo molto anche di questi. I custodi. Qualcuno sta già chiedendo i codex Questo sui è tutto un custodi. proiettile di ferro da 20 kg. Prova a sollevarlo. Ogni 5 secondi il cannone principale di una corazzata di classe Everest accelera uno di questi all'1,3% della velocità della luce. Boia. Il suo impatto genera una forza equivalente a una bomba da 38 chilotoni, 3 volte la potenza dell'ordigno lanciato su Hiroshima sulla Terra. Questo significa che Isaac Newton è il più grande figlio di un cane della galassia. A ogni modo, soldato Burnside, cosa dice il primo principio di Newton? Signore, un corpo in movimento persiste nel suo moto, signore. Le risposte parziali non valgono nulla, incapace. Signore, a meno che non sia soggetto a forze esterne, signore. Vuoi dirlo forte? Immagino che voi, bifolchi ignoranti, sappiate che lo spazio è vuoto. Una volta sparato questo pezzo di metallo, continuerà a muoversi finché non colpirà qualcosa. Potrebbe essere una nave, oppure il pianeta dietro a tale nave. Potrebbe vagare nello spazio profondo e colpire qualcun altro tra 10.000 anni. Se premete il grilletto per sparare, rovinerete la giornata a qualcuno, prima o poi, e da qualche parte. È per questo che dovete verificare i vostri dannati bersagli. È per questo che dovete attendere che il computer vi dia la dannata traiettoria di fuoco. Capisco, soldato Chang, che non andiamo a occhio. Questa è un'arma di distruzione di massa. Non siete dei cowboy che sparano alla cieca. Ah, bellissimo. Signore, sì, signore! Dogana Ci siamo, dell'SSC. signore, ma devo chiederle di rimuovere qualsiasi amplificatore biotico. Cosa? E perché? Sfortunatamente, signore, i poteri biotici possono essere utilizzati come armi. Le leggi mi obbligano a confiscare tutti gli amplificatori. Gentilmente può consegnarmi il Non ho alcun amplificatore, non sono biotico. suo? Oh, quando ho obiettato ho pensato che... Voi umani siete tutti razzisti. Posso aiutarla, signore? La sicurezza sembra stretta. Sono passati un paio d'anni dalla mia ultima visita. Sembra che la sicurezza sia stata intensificata. Dopo l'attacco dei Geth c'è stata una revisione del protocollo di sicurezza. Sono state apportate alcune modifiche minori per ridurre il rischio di infiltrazione Geth. Ci scusiamo per il disagio. Un Geth dovrebbe dare dell'occhio. Le supposizioni sono pericolose. Resta allerta e sarai al sicuro. Grazie dell'aiuto. Il prossimo. Che storia è questa? Ecco. Spegnilo. Cosa? Credi davvero che... Sì, d'accordo. Mi scuso per il disturbo, signore. I nostri scanner rilevano dati errati. Sostengono che lei sia... morto. Tecnicamente lo ero. Sono stato registrato come disperso un paio di anni fa. Le dispiacerebbe parlarne con il mio capitano? Lui potrà ripristinarla nel nostro sistema. Lo troverà oltre gli scanner sulla destra. Ecco, qua facciamo la conoscenza di un NCP simpatico che darà L'avrei ci darà fatto una prima. mano. Non ti dirà tutto Non sarà quanto, contro signore. di Glielo noi. chiedi gentilmente. Lo so, signore. Se non ne hai il coraggio, se temi di essere denunciata, posso occuparmene io. No, signore. Posso farcela. Sì, capisco il problema, comandante Shepard. Il mio terminale dice che sei morto. Non teme che io possa essere un impostore? Abbiamo il migliore equipaggiamento di analisi della galassia. I nostri scanner possono esaminare campioni di DNA dalla pelle. Diamine, se tu avessi delle modifiche genetiche non registrate, se ne accorgerebbero. Il suo sergente ha detto che poteva aiutarmi. Normalmente dovresti recarti all'amministrazione della sicurezza della stazione per riattivare il tuo identificativo. Poi alla sezione dogane e immigrazione per ottenere nuovamente l'accesso alla cittadella e probabilmente fermarti all'erario. Trascorrere un anno da morto è un modo comune per evitare le tasse. Ma vedo che sei un uomo impegnato. Dunque, che ne dici se premo questo pulsante e la finiamo qui? Hai capito, Bailey? Cioè, è uno che non sopporta la burocrazia della cittadella.
Non è un grande amante delle formalità, eh? Lo sono, finché non impediscono alla gente di fare il proprio lavoro. Ecco qui. Ti ho appena risparmiato 9 giorni di corse avanti e indietro. Detto questo, dovresti recarti al Presidium e avvertirli che sei vivo. Probabilmente il consiglio vorrà parlare a colui che gli ha procurato il lavoro. Lo farò. Avere accesso alle risorse del consiglio e degli spettri mi tornerà utile. Già, il consiglio può ottenere qualsiasi cosa. Il bello di lavorare nell'SSC è che qualsiasi equipaggiamento, informazione o denaro ti occorra, lo avrai. Ad ogni modo, ti serve altro? O posso tornare al lavoro? Devo andare. Se ti serve altro, fammelo sapere. Bailey è un personaggio che poi ritroveremo anche in Mass Effect 3 ed è uno dei pochi che dalla nostra parte che ha i contatti col consiglio, insomma con l'SSC, conosce insomma la burocrazia eccetera e ci fa risparmiare un sacco di via vai. Ah, qua facciamo un po' di shopping, sì, vai, scorri. Questo è il posto migliore. Provviste di alta qualità, questo è per aumentare insomma il gusto dei cibi che si mangia sulla Normandy. Allora, romanzo Ascension e romanzo Revelation, questi qui sono due easter eggs, sono romanzi, veri romanzi che sono di Mass Effect, Ascension e Revelation, però non li compro perché tanto ce li ho già, sono nello scaffale, quindi averli virtuali è un... Poi... Qua ci dovrebbe essere in giro Kalin Sansambimbi Angilani... quella come si chiama la reporter col nome più lungo della storia, il Criceto Spaziale, che se ci fate caso il Criceto Spaziale ogni tanto scappa dalla gabbietta e la si ritrova a girare dove sta Jack, si vede un topolino che passa tra i condotti. Ma questo me lo prendo, dai, tanto guarda, da 30.000 crediti c'ho. I pesci con modellino della Sovereign. No, vabbè. Senti, li risparmio questi qua. Al limite me li faccio. Mi faccio la parete nerd alla fine del gioco quando ho tutte le armi e non le devo più potenziare. Buongiorno, amici miei. Benvenuti alla cittadella. Accusala di classismo. Sei, per essere dell'inutile paccottiglia da turisti, i vostri prezzi sono piuttosto alti. È vero. Mi dispiace che lei la pensi così. Ci sono molti negozi nella cittadella, forse un altro sarà più adatto alle sue tasche. Dunque vorresti dire che sono povero? Solo perché non sono così benestante, non significa che tu possa ritenerti superiore a me. Cosa? No, io... Ehi, gente! Questo negozio discrimina i poveri! La prego, si calmi. Per scusarmi, le offrirò il mio sconto dipendenti della stazione. È soddisfacente? Beh, d'accordo. Ma hai comunque ferito i miei sentimenti. Prego, si goda pure lo shopping. Il bello è che lui dice, vorresti dire che sono povero, e si presenta con una super corazza, 35 armi, l'Avenger, fucile a pompa, il coso, il raggio particellare, dei collettori, il jetpack con il razzo pazzo lì. E poi dice, vorresti forse dire che sono povero? Vabbè. È il negozio preferito della cittadella. Quindi ecco cos'è successo da quando noi abbiamo eliminato Saren e poi ovviamente siamo morti al nostro risveglio. Tante cose da apprendere qua. Speciali dei Salarian.
Oh, questo qui vende le armi, se non mi sbaglio. Sì, è 60.000 crediti. Oh, ciccio, abbassa. 60.000 crediti. Tutto 60.000 crediti, eh. Facciamo una cosa. Ecco, lui ce l'ha particolarmente con gli umani. Umano. Umano. Fammi lo sconto. Vorrei uno sconto. No, dai, questa volta diciamogliela bene, su. Scusa, Che c'è? ascolta, so che le nostre specie non sono esattamente amiche, ma... Siete degli assassini. Il vostro ammiraglio Hackett ha lasciato che il consiglio morisse. Non posso fare niente al riguardo. Ciò che posso fare è fermare i Geth in modo che non ci attacchino più. Cacci i Geth? Geth, pirati, feccia mercenaria, in tutto il terminus. Sono prede pericolose. Non mi piace la tua specie, ma aiuterò il nemico del mio nemico. Ti farò uno sconto, ma se si verrà a sapere in giro, negherò tutto. Grazie. Ora vattene da qui, prima che cambi idea. Ha fatto lo sconto, me l'ha abbassato di 10.000. Cioè, 60.000 a 50.000 non è che è un bel salto, eh. Allora, potenziamento armi, potenziamento fucile precisione, potenziamento pistole, danni mitra. I mitra a me non li uso mai. Caricatore secondario. Aumenta la capienza delle armi al 10%, no. Maglia protettiva. Aumenta la salute del 5%. Meglio lo scudo a questo punto, però. Danni fucile di precisione, questo mi serve. Sarà una bella botta al mio Potrebbe portafoglio. essere utile. E anche le pistole. Infatti. Per il momento mi fermo qua perché ho già dato una bella botta al portafoglio. Hai provato Galaxy of Fantasy? Adoro quel gioco. È basato sulla mitologia Turian, ma è davvero divertente. Ho sentito dire che vanta 11 miliardi di giocatori. Questo è... ci sono vari riferimenti a giochi reali qua. L'avevo letto sulla wiki. Cosa desideri? Voglio il drink più forte che hai. Detto fatto. Questo è verde. E ti garantisco che ti torcerà le budella, a meno che tu non sia destro DNA come me. In tal caso, ti ucciderà. Qualcos'altro? Beviamone un altro. E lo butta giù come niente, proprio. Ecco a te. Qualcos'altro? Non ho ancora finito. Sono colpito. Non avevo mai visto nessuno bere tre di quelli. Dammene un altro. Che ne dici di fare un bel mix? Questa è vera birra Batarian, pura. Non chiedermi come l'ho avuta. Lavoro qui da 8 anni e non ho mai visto nessuno berla e andarsene sulle proprie gambe. Qualcos'altro? Forza! Per te qualcosa di speciale. Questo è liquore Krogan Rincon. Dopo averlo bevuto farai scattare gli allarmi radiologici. Te ne verso un bicchiere? Puoi dirlo forte, versa altra roba nel coso dove va la roba. Vita tua. E ora, boom! Cos'è questo glitch? Che è quello che piscia lì nell'ago? Oddio, non mi ricordavo che la cittadella era così divertente.
E ora è obbligatorio vedere Shepard ballare. Peccato che non posso girare la camera. Volevo vederlo da davanti. Bene, allora qua abbiamo fatto. Possiamo proseguire. Oddio, sto lacrimando. Oh, eccola qui. La gente vuole sentire la sua storia, Shepard. Kalisa Algilani. Ok, hanno abbreviato il nome perché hanno capito il primo Mass Effect che era impronunciabile, composto da 35 parole. E noi con lei avevamo risposto alle sue parole all'inizio del primo Mass Effect, cioè all'inizio, insomma, nel primo Mass Effect, all'inizio con lei avevamo risposto alle sue domande. E lei ha usato la nostra breve intervista per insomma metterci un po' i bastoni fra le ruote a livello politico. Infatti poi siamo stati contattati dal comando, dal generale Hackett, e insomma ha detto: è stato un errore parlare di Saren eccetera. Però ecco, una cosa che molti non sanno è che è molto più facile, perché proprio il gioco ti ci porta a prenderla a cazzotti, però i Mass Effect 3, se noi rispondiamo bene, correttamente, fin dal primo Mass Effect, anche nel 3 si può fare. Però insomma lei diventa una risorsa di guerra, diventa un'alleata, e comincia poi a fare domande scomode a coloro che non danno pieno accesso all'equipaggiamento agli umani e altre specie per combattere la guerra contro i razziatori. Quindi anche se sta antipatica, è una risorsa importante. Kalisa Binsi Nanna Gilani del Westerland News. L'ho intervistata 2 anni fa, quando era appena diventato uno spettro. Aveva esposto il suo caso davanti alla telecamera con grande chiarezza. A un minuto. Mi hai screditato, vedi? Per che cosa? Per infangare ancora la mia reputazione? Su via, Shepard. Forse non apprezzerai i miei metodi, ma siamo dalla stessa parte. È tornato e questo fa notizia. Voglio solo offrire alla sua storia l'importanza che merita. Secondo molte fonti era nel cuore del Presidium durante la battaglia della cittadella. Si può quasi dire che la sorte della battaglia sia dipesa dalle sue parole. Se fosse vero, avrebbe ordinato all'ammiraglio Hackett di abbandonare la Destiny Ascension, sacrificando quasi 10.000 vite, incluse quelle del Consiglio della Cittadella. Porta rispetto ai morti. Sì, abbiamo sacrificato quelle vite della Destiny Ascension perché c'era la Sovereign che stava attaccando il presidio, tentando di impedire a Shepard di distruggere il condotto, quindi purtroppo non si poteva fare altrimenti. Abbiamo creato un'opportunità, porta rispetto ai morti. Salvare tutti è possibile solo nei film. Ci saranno sempre dei sacrifici. Essere al comando significa assicurarsi che questi portino a obiettivi superiori. È una realtà condivisa da tutti i soldati, al comando e in prima linea. Non provare a insinuare che ho preso tale decisione con leggerezza. Non volevo accusarla di... Puoi dirlo forte che non volevi. Non ti lascerò mancare di rispetto a chi quel giorno ha sacrificato la vita. Sono degli eroi, tutti. Si meritano ben di meglio. Il comandante Shepard, primo spettro umano ed eroe della battaglia della cittadella. Controlla il video. Ripreso tutto? Splendido. Zittita nel mio stesso show. Vi ho fatto vedere uno dei possibili 3 finali. C'era quello buono e poi c'era, se premevo il pulsante che era apparso, concludevo immediatamente con un cazzotto, mi pare. Dunque, mi pare che da questo piano non ci possiamo spostare ulteriormente, quindi dobbiamo prendere il taxi. Richiedo un compagno, Presidium Zachera. Banchina, Presidium. È vero, dall'altra parte ci stava la consorte. Personaggio che non abbiamo incontrato nel primo episodio. Bentornato tra i vivi. Non ero sicuro che avessi ricevuto il mio messaggio. Ne è passato di tempo, capitano. Ora sono consigliere.
Ho dovuto rinunciare al comando quando sono entrato nel consiglio. Che ce l'ho messo io sono al comando. Sono lieto che tu sia qui. Anche se speravo nella presenza del resto del consiglio a questo incontro. Sfortunatamente è raro che mi ascoltino. A volte mi chiedo se Udina non sarebbe stata una scelta migliore per questo ruolo. Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile, ma io la conosco. Lei porta a compimento le cose. Grazie per la tua fiducia. Ma dubito che Udina la condividerebbe. Sostiene che dovrei migliorare le mie capacità diplomatiche. Nessuno ha mai detto grazie per la tua fiducia. Ancora non mi è chiaro il motivo della sua convocazione. Dopo il tuo ritorno sono circolate diverse voci. Alcune di esse francamente sono un po' preoccupanti. Volevo lasciarti la possibilità di spiegare le tue azioni, convincere il consiglio a vedere le cose dal tuo punto di vista. Ma si sono rifiutati di incontrarti. Durante l'attacco della Sovereign alla cittadella, hai lasciato morire il precedente consiglio. Ritengono che metterai gli interessi degli umani prima di quelli della galassia. C'era un razziatore lì fuori, maledetti! Non hanno aiutato. Che cosa stai combinando? Cioè, l'hanno visto tutti che c'era il razziatore là, e niente, oh, porca miseria. L'hanno visto tutti il razziatore, non era più una fantasia. Le voci, voglio salvare l'umanità, questo non riguarda Cerberus, l'alleanza mi ha abbandonato. Cosa si aspettava? Mi avete dato per morto, mi avete voltato le spalle, così come le avete voltate ai nostri coloni scomparsi. Pensavamo che tu fossi morto. Appena ho scoperto la verità, ti ho inviato quel messaggio. Io ti conosco, Shepard. So che non lavoreresti mai per Cerberus senza una buona ragione. Deve esserci sotto qualcos'altro. I collettori stanno rapendo i nostri coloni nei sistemi Terminus, e io credo che lavorino per i razziatori. I collettori? Non l'avevamo considerato. Abbiamo pochi dati su di loro. Ci sono sempre sembrati una minaccia lontana. Se lavorano per i razziatori, la cosa è seria. Ma potrebbe non essere abbastanza per smuovere il consiglio. Gli altri hanno trascorso gli ultimi 2 anni a convincersi che i razziatori non esistono. Ho cercato di diffondere la verità, ma loro non vogliono vederla. È più facile credere che la Sovereign fosse una nave da guerra dei Geth. Certo. Alcune cose non cambiano mai. E tutte le prove, giusto? E tutte le prove? Sono forse ciechi. Che mi dice di Vigil, la IV Protean su Ilos? La IV su Ilos si è disattivata. Sei l'unico ad averle parlato. Così come tu e la tua squadra siete gli unici ad aver parlato direttamente alla Sovereign. Ufficialmente l'esistenza dei razziatori è stata esclusa e dichiarata un mito diffuso da Saren per convincere i Geth a seguirlo. Noi sappiamo entrambi la verità, ma ho trascorso 2 anni a lottare per essa e non ho ottenuto granché. Il consiglio originale era formato da un branco di idioti ciechi e testardi. Il nuovo consiglio non sembra migliore. Toccherà a te fermare i razziatori, Shepard. Io posso soltanto offrirti un titolo, se lo vuoi. Posso reintegrare il tuo grado di spettro. Sì che lo voglio. Non vincerò un concorso di popolarità, ma non possono opporsi. Il titolo non è mai stato ufficialmente annullato dopo la tua morte. Inoltre sei ancora un eroe per l'umanità. E il consiglio sa bene quanto sia pericoloso ignorare la nostra opinione. Accetterò qualsiasi aiuto mi venga offerto, amico mio. Provenendo da lei, sarà apprezzato come la prima volta. Non ci sarà la stessa cerimonia e sarà più simbolico che utile, ma ha pur sempre il suo peso in certi ambienti. Il resto dipende da te. Terrò il consiglio e l'alleanza alla larga da te. Non dovrebbe essere troppo difficile finché opererai nei sistemi Terminus. Anderson, dobbiamo parlare di... Shepard, cosa ci fa lei qui? Perché Vabbè, glitchano un po' gli occhi, ragazzi, non so come mai, comunque... Oh, questo non ci voleva. Non le capita spesso di vedere un fantasma, Udina? Avevo sentito dire che era vivo, naturalmente, ma non mi aspettavo che sarebbe tornato sulla cittadella. Spero che non abbia fatto sciocchezze, consigliere. Come ad esempio organizzare un incontro con il consiglio. Potrebbero esserci diverse conseguenze politiche. Non devo risponderne a lei, Udina. Perché non torna nel suo ufficio e ci riflette un po' sopra? Ma certo, consigliere. Buona giornata a entrambi. Mi dispiace, sure. Udina non ha mai accettato il fatto che io abbia ottenuto una posizione nel consiglio e lui no.
A volte devo ricordargli qual è il suo posto. Perché non lo licenzia? Tanto è inutile, quindi anche nel 3 fa più danni che altro. Perché lo tieni con te? Ha la sua utilità. Se vuoi qualcosa sulla cittadella, lui sa come ottenere. I viscidi sanno sempre come ottenere le cose. Sono felice di partecipare a tutte quelle occasioni formali che io detesto. Come sono stati questi ultimi 2 anni? Lavorare nel consiglio non è come avevo previsto di trascorrere la vecchiaia. A volte mi sembra di sbattere la testa contro un muro. Conoscere la verità sulla Sovereign è un peso. Mi provoca degli incubi. Non posso biasimare gli altri se non vogliono crederci. Ma so quanto sia importante. Perciò continuo a provare. Combatto per la giusta causa, no? Lasci perdere Udina e il consiglio. Si unisca al mio equipaggio e ci aiuti a fermare i collettori. Sono troppo vecchio per correre in giro per la galassia. Nonostante le mie lamentele, ho un lavoro importante da svolgere qui. La prima linea è responsabilità tua. Danni alla cittadella, resti... Ecco, i resti della Sovereign, giusto? Perché noi l'abbiamo distrutta, ma ci dovrebbe essere rimasto qualche pezzo della Sovereign in giro. Mi sorprende che nessuno riconosca che la Sovereign non è tecnologia Get. Non hanno esaminato il relitto? Non è rimasto molto da esaminare. Diversi pezzi si schiantarono sulla stazione. Fu il caos, con tutte le razze intente a setacciare gli agglomerati in cerca dei morti. Recuperammo il possibile, ma tra i custodi e i recuperi non autorizzati non siamo riusciti a salvare neanche la metà della nave. Un'altra ragione è che non vogliono ammettere la verità sulla Sovereign. Perché questo sconvolgerebbe l'equilibrio di pace e quindi ci sarebbe una gigantesca corsa alle armi e, insomma, praticamente da quello che avevo letto, se loro ammettono la l'esistenza della Sovereign, dei razziatori eccetera, una delle paure più grandi del consiglio è che poi la cittadella diventerebbe un gigantesco stato di polizia invece che avere tutti più o meno pari diritti. Ho incontrato Ashley Williams su Horizon. Ha detto che stava indagando su Cerberus. Lo so, ho approvato io stesso la missione. Dovevamo scoprire chi c'era dietro la scomparsa dei coloni. Non potevo rivelare nulla senza compromettere le indagini. Mi dispiace. Credevo che fossimo amici. Non pensavo che avrebbe agito alle mie spalle. Allora non sapevamo di te. E anche se fosse, non te l'avrei detto. E se l'uomo misterioso ti stava manipolando, se ti stava mentendo? I rapporti hanno confermato la tua storia. Non mi fido ancora di Cerberus. Ma avevano ragione sul coinvolgimento dei collettori nel rapimento dei coloni. Sfortunatamente Williams non ha trovato niente che possa convincere il consiglio del coinvolgimento dei razziatori o della loro esistenza. C'era una nave di 60 chilometri a perpendicolo sulla colonia, non l'ha vista nessuno. Devo andare. Ma certo, Shepard, capisco bene. Vorrei poter fare di più per aiutarti. Ma se mai vorrai parlare, sarò qui. Fammi soltanto un favore. Fa attenzione. Non fidarti di Cerberus. Ok, io direi che la prima parte della cittadella la possiamo chiudere qua. È stata... Oh, Galactic News. I timori di un'epidemia incontrollata per le strade di Omega sono stati placati e la malattia è ora sotto controllo. Ancora una volta il gioco ci ricorda che le nostre azioni hanno un impatto generale sulla galassia, sui pianeti eccetera. Infatti quella questo Galactic News si rivolgeva all'epidemia su Omega che noi abbiamo curato grazie a Mordin. Zachera 27, banchina nel quartiere industriale. Bene, io direi che per questo episodio l'esplorazione così della cittadella lo terminiamo qua. Ci sarà la seconda parte nel prossimo episodio. È necessario, insomma, girare un po' per la cittadella, anche per renderci conto. Intanto, come avete potuto vedere, la struttura è completamente diversa da quello del primo capitolo, perché stiamo praticamente esplorando anche altre zone diverse da quelle del primo capitolo. Ci sono diversi siparietti divertenti.
E poi possiamo anche recuperare equipaggiamento e informazioni per eventuali missioni secondarie. Per oggi è tutto, ragazzi. Non c'è stata molta azione, ma considerando che lo scorso episodio era tutto